Beppe, permettimi, ti ridò del tutto quello che mi ha voluto fare e lasciare una testimonianza in qualcosa di quello che hai fatto e continuerai a fare, perché credo che l'obiettivo è trasmettere un po' la tua passione, la tua voglia di fare, la tua importanza del ruolo che hai fatto in questi anni. Mi sono un po' documentato, perché un po' non ero fino in fondo a conoscenza del tuo grande lavoro, e credo che questa cosa possa essere uno stimolo per i giovani, perché oggi quando si parla di un artista, di qualcuno che ha una passione nel lavoro, non sempre questa cosa nei giovani c'è. Per questo credo che è un po' un compito che voglio un po' trasmettere, ma che dobbiamo cercare di portare avanti, perché credo che la passione degli anni e vedere il lavoro che è stato fatto lo si vuole a una sola persona. L'anno scorso con Francesco Gentili, che è il collezionista di questi capolavori, si rifletteva se ci sarebbe stata la possibilità di fare un omaggio al maestro Beppe Spadaccini nella sua Cernobbio, perché sappiamo che lui ha girato tutto il mondo, però alla fine è sempre tornato a Cernobbio e adesso è qui con noi. E quindi l'amministrazione, ho già ricordato il sindaco, ma soprattutto l'assessore alla cultura Maria Angela Ferrarini, si sono assolutamente resi disponibili per organizzare questa mostra, che è un omaggio a lui, ma è un omaggio al talento cernobiese. Liberty Jungle, abbiamo portato in questa casa la giungla e abbiamo voluto fare una mostra di opere pittoriche, perché forse Beppe Spadaccini è conosciuto da tutti per i disegni tessili, qualcuno sfoggia produzione, però lui è anche pittore e ci ha portato queste tele enormi, maestose, dove noi abbiamo nella selezione abbiamo voluto privilegiare la vegetazione rispetto agli animali, anche se qualche belva di là è pronta a saltare fuori dalle opere. Perché? Perché volevamo comunque continuare il dialogo che Villa Carrasconi fa con il contemporaneo. Soprattutto in questa stanza, che è la hall, dove c'è il tripudio massimo del Liberty, la scelta artistica e curatoriale è sempre quella di instaurare un confronto tra il Liberty e le tematiche tipiche, che sono sicuramente i decori naturalistici, e l'opera contemporanea. E qui abbiamo le palme dipinte e le palme del maestro e le palme vere che un altro maestro, Luigi Giratti, ha portato e messo nell'allestimento. La mostra durerà tutta l'estate, quindi un'estate tropicale, con anche degli eventi collaterali, soprattutto laboratori per i bambini. E come diceva il sindaco, ci sia in questo periodo, in questa epoca, un'attenzione, un gusto nel portare le piante tropicali all'interno delle case. Quindi noi oggi abbiamo il Villa Carrasconi, che è il museo casa di Cernobbio per i cernobbiesi, per i turisti, lo stile tropicale, le opere di Beppe Spadaccini. Ricordo che avremo degli incontri con l'artista, non sappiamo ancora le date, perché tutte le volte che lo vedo gliele chiedo, mi dice vengo. Lunedì, venerdì. Perché il felino l'ha così tanto colpita? I felini mi piacciono, sembrano dei gatti, io amo i gatti, il felino mi ricorda il gatto e ogni volta mi viene la tentazione, qualche volta... Mi sembra amato i cani più dei gatti, noi diciamo... No, vero, però quando li vedo non ho paura. Ma no, certo. Non ho paura. E poi hanno un'eleganza che si sposa perfettamente con quello che lei ha fatto per tutta la vita, per cui...